you listen close and you listen hard, bucko. The next click you hear is me hanging up. The one after that is me pulling the trigger. Oh, sì, sì, ti prego, sparami pure. Tanto il tuo film purtroppo non esiste. Keep the change, you filthy animal. Granny, ew! To be or not to be. Not to be. E in questo clima di cinema vietati è il caso di rivalutare tutto il rivalutabile. E allora eccoci qui su WatchMojo Italia con la nostra top 10 film finti dentro i film. Per questa lista, pellicole che non esistono, nate come gag all'interno di altre pellicole reali e che magari sono piaciute talmente tanto da vedere la luce su richiesta dei fan. Numero 10, l'avete già visto, i film di Rick Dalton, C'era una volta a Hollywood. Che Tarantino amasse il mondo della vecchia Hollywood e il cinema classico in generale non è un grande mistero. Dunque, il ruolo di Leo nella sua ultima fatica è perfettamente inquadrato. Rick Dalton, star della Hollywood di serie B, ha all'attivo un sacco di film di exploitation, western, guerra, tra cui il violentissimo I 14 pugni di McCluskey, che poi è in parte Bastardi senza gloria. The 14 fists of McCluskey. What a picture. What a picture. Good picture, yeah. Ma non solo, ha passato anche del tempo in casa nostra, dove ha girato Operazione Dynamite con la partecipazione della sua controfigura Cliff Booth, interpretata ovviamente da Brad Pitt. Ma quello che avrei preferito vedere in assoluto è la versione della grande fuga con Leo al posto di Steve McQueen. Tunnelman, engineer, flyer, I suppose what's called in the American Army a hotshot pilot. Numero 9, la commedia romantica di Zemeckis, sto pensando di finirla qui. Charlie Kaufman è un genio di Hollywood e non è la prima volta che nelle sue opere c'è giusto qualche piccolo riferimento metafisico e metafilmico. Ma giusto un accenno, nulla a che vedere con essere John Malkovich, proprio no! Comunque dei suoi film spesso si capisce ben poco e io lo amo per questo. In questa sua ultima fatica inserisce lo spezzone di una commedia romantica semplice semplice e terra terra che proprio con il suo cinema non ci azzecca una mazza. No, not a crumb of meat or dairy has crossed her lips since she was 5 years old and she realized that a hamburger is just a ground up cow. She spent the rest of her life trying to make the world a better place for animals and I love her. Il protagonista forse convince la clientela del ristorante, ma la ragazza viene licenziata. In un finale onirico scopriamo che questo filmetto è diretto da non altri se non da quella leggenda di Zemeckis. Così a caso e ci piace. Numero 8, See You Next Wednesday, vari film di John Landis. Un po' come l'universo di Tarantino condivide personaggi e marchi, John Landis ha sempre mantenuto all'interno delle sue pellicole un riferimento al suo primo film, Slock o Schlock, grazie al riferimento a un finto film che appariva proprio lì. Birth of a Nation, then Gone with the Wind, 2001, A Space Odyssey, Love Story, See You Next Wednesday. And now, Schlock! Pur apparendo quasi sempre come spot o come cartellone pubblicitario, Ci vediamo mercoledì prossimo parrebbe avere un genere cangiante, dal western al monster movie e persino soft porno. I don't believe it. Ed è anche il film visto al cinema da Michael Jackson all'inizio del video di Thriller. Scrawled in blood. What's it say? See you next Wednesday. Come spiegato dal regista, il titolo si riferisce a una sua opera giovanile e prende ispirazione da un dialogo del capolavoro spaziale di Stanley Kubrick. See you next Wednesday. Chissà che un giorno non lo realizzi. E ok che Landis non è proprio più giovanissimo, ma è anche abbastanza folle da farlo. Numero 7, Amleto, Last Action Hero. Danny entra nell'ultimo film della sua saga d'azione preferita, Jack Slater 4, interpretato da un certo Arnold Schwarzenegger. Ma prima che l'avventura cominci, Danny è solo uno scazzato adolescente di Manhattan che un giorno a scuola si addormenta durante l'Amleto interpretato da Laurence Olivier. Hey Claudius! You killed my father.
big mistake. In un film dentro al film, Danny avverte Arnold di diffidare del collega sbirro perché ha ucciso Mozart. Purtroppo, Schwarzi nei panni del dolce principe di Danimarca è solo una visione, non è effettivamente un vero film. Ma di sicuro Amleto si sarebbe gustato meglio la vendetta con un bel sigarozzo e una mitraglietta Uzi a portata di mano. To be or not to be. Not to be. Spettacolo! Quale canale Kickstarter mi consigliate per chiedere di realizzare questa trecciata? Numero 6, Mant Matinee. If a man and an ant were exposed to radiation simultaneously, the result would be terrible indeed. For the result would be Mant. Joe Dante è un altro di quei registi da rivalutare, gran fautore di super trash cult anni 80 e 90 come Piranha, ma questo film è più politico, una parabola comica dell'America cinematografica a cavallo tra fantascienza e guerra fredda. John Goodman interpreta un Alfred Hitchcock wannabe, che per lanciare la sua ultima opera causa panico e orrore per le tranquille stradine di Key West alla prima del film Mant, una schifezzona sci-fi anni 50 con una trama improbabile, effetti speciali pessimi e che definire un cliché sarebbe riduttivo. And that's how he became a Mant. Copincollando Attacco alla Terra e La Mosca di Cronenberg, il protagonista cresce e cresce fino a terrorizzare la città. Good Lord. Bill, put that down. Esistono 15 minuti di questo film. Non so se intero ne valga la pena, ma in questo breve compendio sembra meraviglioso. Why are you keeping your hand? Because it's not my hand, Carol. It's not a hand at all. Not since Bill bit me. Numero 5, Will Hunting, Genio Ribelle 2, Jay e Silent Bob, fermate Hollywood. Apice commerciale del mondo comico di Kevin Smith, che è anche lo stesso Silent Bob, i due fattoni del New Jersey partono in direzione Hollywood per fermare la produzione di un film che li riguarda, ma le cose non vanno proprio come previsto. Damn, this must have set him back a couple hundred bucks. Forse il momento di massima idiozia arriva sul set di un sequel che non meritiamo, ma di cui abbiamo sicuramente bisogno, Will Hunting 2. You're like a child. What do I keep telling you? You gotta do the safe picture, then you do the art picture. And then sometimes you gotta do the payback picture because your friend says you owe him. Riecco la coppia Damon Affleck che torna sul set, nello stesso set, della stessa scena, nello stesso bar con lo stesso cast e la stessa diatriba con lo stesso fighetto. Solo che questa volta è tutto un po' più violento. I don't like the sound of them apples. Well, what are we gonna do? Jackie? Yeah? It's hunting season. Ti prego, signor Matt Damon, scrivilo davvero, ne ho bisogno. Applesauce, bitch. Numero 4, la saga di Squartati, saga di Scream. Wes Craven e Kevin Williamson, con il loro primo Scream, mettevano in pratica una feroce sotterranea critica alla società statunitense, a partire però dal mondo dei film horror. Stab 2? Who'd wanna do that? Sequels suck. No world. Ma dal secondo capitolo si va proprio in orbita, schizza sangue dappertutto, sia fuori sia dentro lo schermo, dove le masse sono in delirio per l'uscita di Stab. Un film sugli avvenimenti del primo film, praticamente un remake di Scream. Look, I've been going through a lot lately, Billy. And when my mom... Sid, I think you need to just deal with that and move on. I mean, when my mom left my dad, I accepted it. That's the way the cookie crumbles. E dopo che in Scream 3 viene squartato il cast di Squartati 3, altro che Inception, ragazzi, qui c'è da uscire pazzi con ste matriosche, l'intro di Scream 4 è un continuo film dentro al film dentro al film con alcuni divertenti camei di famose attrici che finiscono molto male. A f***ing Facebook killer? You're kidding me, right? I guess now it would be Twitter. That make more sense. La saga di Squartati però assume forme più folli del film originale, arrivando anche ai viaggi nel tempo. Potete per favore mettere in cantiere anche questo sequel? But it's illogical. It begs the question that if the beginning of Stab 7 is Stab 6, then is the beginning of Stab 6 Stab 5? And if so, what is Stab 4 about? You're overthinking it. Numero 3, i finti trailer, tutti, Grindhouse. If you are thinking of going into this house, don't. Per tutti coloro che vanno al cinema quasi solo per crearsi l'hype con i trailer delle mega produzioni di prossima uscita, Grindhouse poteva risultare una vera Suicide Watch.
Qui la fantasia l'ha fatta da padrona e io vorrei davvero vedere Nicolas Cage in Werewolf Women of the SS. Oppure quell'ignorantata di Thanksgiving che fa il verso a tutti gli slasher natalizi. Oltre, naturalmente, a Hobo with a Shotgun e Machete. But they soon realized they're coming after us. They just with the wrong Mexican. Alcuni hanno riscosso talmente successo da venire realizzati per davvero. Maybe. You're not like me. A hobo with a shotgun. E sono ignoranti, violenti, stupidi, triscissimi, esattamente come li avremmo voluti. Ma adesso vogliamo anche tutti gli altri. Numero 2, Angels with Filthy Souls, saga di Mamma ho perso l'aereo. I'm gonna give you to the count of 10 to get your ugly, yellow, no good keister off my property before I pump your guts full of lead. Che voi ci crediate o meno, prima che esistesse internet come lo conosciamo oggi, passai intere giornate in biblioteca da Blockbuster a investigare su quale gangster movie stesse guardando Kevin McAllister, finché un commesso non mi rivelò che quei due film purtroppo non esistevano ed erano solo vagamente ispirati ai gangster movies anni 30, come il celebre Gli angeli con la faccia sporca. Morning, gentlemen. In questo film un gangster di nome Johnny ha il suo metodo consolidato per concludere le questioni spinose. Keep the change, you filthy animal. E poteva forse mancare un sequel con Johnny e il suo mitra da gustare mangiando il gelato nella suite del Plaza Hotel? Una scena completamente senza senso, con un Tim Curry per una volta in vita sua terrorizzato. I believe you, but my tummy can't don't. Get down on your knees and tell me you love me. E quel commesso di videonoleggio era probabilmente Rob Letterman, che infatti lo inserì anche nel recente Detective Pikachu. Ma prima di svelare quali film davvero si meriterebbero una produzione mastodontica pur non esistendo, ecco alcune menzioni onorevoli. Ninjas are in space. They're zooming along, protecting the Hebrew race. It's Lee Majors, the $6 billion band. Excuse me, sir, were you in the wreck? I wiped your ass our entire childhood. Now it's your turn, buddy! Well, you're the one that asked the wizard to make you young again. I didn't mean this young! Prima di continuare, io credo davvero che voi abbiate già cliccato tutti la campanella, ma il mio mitra no, quindi vi darò il tempo di contare fino a 10. No, non è vero, perché siamo già alla numero 1, i finti trailer di Tropic Thunder, bellissimi, meravigliosi, necessari. In 2013, when the Earth's rotation came to a halt, it has declared all of North America a disaster area. The world called on the one man who could make a difference. Anche qui meta cinema a manetta, in questo film sottovalutatissimo, dove una banda di attori debosciati deve girare un film di guerra nel vero Vietnam. Ma per comprendere la caratura dei protagonisti, godetevi quei trailer, a cominciare da Scorcher, una saga action con Tag Speedman, ovvero Ben Stiller, nei panni di un padre di famiglia alle prese con il surriscaldamento globale fino a un imprevedibile colpo di scena nell'ultimo sequel. Who left the fridge open? Tag Speedman. Scorcher 6, Global Meltdown. E come dimenticarsi dei Ciccia Bomba Peto II con Jack Black a scimmiottare scorreggiando Eddie Murphy e il suo professore matto. Will there be you? Anything else? Oh, yes, my dear man. More beans. Really ill!
Ma poi, scusate, vogliamo parlare di Seth and Sally? Storia di amore gay tra monaci medievali con Kirk Lazarus, il nostro caro Robert Downey Jr. che si atteggia a mo' di Klaus Kinski insieme a Tobey Maguire? Satan's Alley. Vi piacerebbe se esistessero davvero questi film? È vero, sono per lo più delle cagate e proprio per questo io vorrei che venissero realizzati. E se anche voi la pensate come me, e ma anche se così non fosse, cliccate la campanella prima che vi riempia le budella di piombo. 1, 2, 10!